Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Railroads Online, gioco in Early Access che ha un prezzo relativamente alto perché costa 29,99, è uscito il primo di ottobre. Questo sarà un video probabilmente molto breve perché voglio mostrarvi che cos'è questo gioco, le sue potenzialità e soprattutto quali sono le sue cose più promettenti. È un gioco dove ci muoveremo in prima persona e in terza persona per un mondo intero, non grandissimo però insomma, in cui potremo trasportare oggetti, potremo costruire ferrovie, potremo abbattere alberi e fare un sacco di cose. Al momento il gioco non ha tantissimo da offrire, ma voglio mostrarvi quello che è in modo che possiate o meno giudicarlo un gioco promettente. Il gioco è in italiano, ma mi sa che a breve io vado a rimettere l'inglese perché è tradotto un po' così. Siamo da soli, quindi giochiamo in uno. Poi se avete amici potete ostare la partita, mettere la parola d'ordine, la password e far loggare i vostri amici insieme. Il gioco è carino perché mi ricorda altri giochi dove si guidano proprio le locomotive, le cose varie, no? Del mondo dei treni. Mi sentirò un piccolo Sheldon Cooper. Abbiamo la possibilità di vederci in terza persona, così come di tornare poi in prima. Allora, il gioco, inizio subito con l'abbassare l'audio. Non è proprio, diciamo, immediatissimo, perché non ci spiega praticamente niente. Il gioco è in Unreal Engine, ma non è, diciamo, molto bello nei menu, nel senso che i menu sono i menu classici. Col tasto G accediamo a questo menu segreto dove possiamo andare a costruire ponti, rotaie, strutture e le basi appunto per spianare il terreno. Possiamo aggiungere anche delle locomotive scegliendole tra un po'. Il menu sono veramente qualcosa di arcaico, però abbiamo, vedete, diverse locomotive che poi possiamo andare a prendere e costruire. Al momento poi dovrebbero avere anche un costo, infatti c'è il costo, però al momento non abbiamo tutti quei soldi. Mentre invece le strutture le possiamo costruire come vogliamo. Al momento, da quello che ho visto, non credo abbiano un costo. Vediamo subito. Torre dell'acqua, vedete, ce la fa già piazzare. Allora, in che cosa consiste il gioco? Allora, il gioco, praticamente, all'inizio avete, premendo M, avete la mappa, siamo al deposito merci, poi abbiamo il campo del boscaiolo, la segheria, la fonderia, la miniera di ferro, varie cose, lavori di ferro, raffineria, un'altra miniera di carbone, campo olio. Dovremo trasportare le cose. Il bello è che possiamo salire sulla locomotiva e tirare le varie levette per poter partire. Tra l'altro, andando a selezionare la linea, la possiamo caricare all'interno, vedete, e premendo il tasto F possiamo andare a vedere quanto carburante abbiamo. Il fuoco adesso è stato acceso in automatico. Abbiamo la temperatura dell'acqua, abbiamo il livello dell'acqua e così via. E poi si va tutto a regolare con queste cose, che è un po' scomodo, però sicuramente è più comodo che andare con il mouse a tirare queste leve, che poi si traducono in, vedete, in queste leve che poi vanno a muoversi. Abbiamo la possibilità di suonare la campana e mettere la sabbia, presumibilmente per i terreni quelli gelati, insomma, che non riescono a fare, e rubinetto e cilindro invece non ne ho idea. Mentre un'altra cosa che possiamo fare è... Basta però. Un'altra cosa che dobbiamo tenere d'occhio è il livello di carburante e l'acqua, quindi in pratica possiamo andare ad abbassare questa cosa e buttare acqua all'interno della locomotiva. Mentre invece per quanto riguarda il legname avremo modo di, che al momento è una cosa abbastanza, diciamo, embrionale, abbiamo questo edificio che al momento non ci costa nulla, ma nel caso in cui andassimo qui a cliccare, dovrebbe essere cliccando qua, si può raccogliere della legna, vedete che l'abbiamo già in mano e possiamo buttarla nella locomotiva. Quindi al momento non c'è molto da fare, nel senso che qua non è che c'è qualcosa in vendita. Veniamo qua, clicchiamo su questa legna qui e ce la dà. Però vabbè, intanto abbiamo riempito. La cosa poi interessante è come si guida la locomotiva e soprattutto
come si agganciano i vari carrelli, è una cosa molto interessante. Dobbiamo però attendere che l'acqua raggiunga i 100 gradi in modo che inizi a bollire, generare vapore e quindi generare poi movimento. Qua intanto sta salendo tutto, quindi vedete che intanto consumiamo anche carburante, quindi possiamo col tasto sinistro prendere della legna e buttarla col destro. Ovviamente potete buttarne dentro quante ne volete, ma il massimo sarà sempre solo 50. Il gioco attualmente vale 29 euro, vi dico subito di no, assolutamente no, ma è un gioco in sviluppo, un gioco appena uscito, sembra carino, bisognerà vedere che cosa porteranno avanti. Non è il primo gioco che fanno questi sviluppatori sui treni, quindi adesso io non mi ricordo il titolo American Railroad qualcosa, hanno fatto, che è un gioco già comunque in versione più avanzata. La figata di questo è che potete giocarlo insieme ai vostri amici, quindi organizzare i vari trasporti. Sarà da tenere d'occhio appunto e vedere tra qualche mese come diventerà. Sicuramente 29 euro al momento sono tanti, sono un investimento, sono una sorta di incoraggiamento che si può dare agli sviluppatori, ma non è sicuramente una cifra che a tutti andrà a dispendere. Proviamo ad accelerare, vediamo un attimo il regolatore, abbiamo il freno. Il freno lo azzeriamo, no, lo teniamo attivo. Regolatore, l'invertitore, devo capire come funziona. E poi tolgo il freno. No, devo attivare anche il generatore. E poi tolgo il freno, presumibilmente. Abbiamo anche il compressore. Cerchiamo di capire come partire. Ok. Partendo pian piano. Voglio arrivare vicino. Adesso mi tengo queste cose così basse in modo da farvi vedere poi come funziona l'aggancio delle cose. Ok, piano, frena, vedete che non è proprio bellissimo come gestione, però per intanto ce lo facciamo andare bene perché voglio andare ad avvicinarmi a quell'altro di... Ok, top, ok, spengo tutto. Perché poi c'è modo anche di andare a... Beh, in caso la locomotiva fosse vuota, scarico, trascinando col mouse, possiamo poi andare ad abbassare questo e riempire il treno di acqua, perché il livello dell'acqua scende, poi lo rialziamo, insomma. Tutto questo è incredibile perché ci fa capire come una tecnologia che ora fa ridere vedere queste colonne ormai magari anche dismesse in alcune esistenti ancora in alcune stazioni, però una volta erano una stazione di rifornimento utilissima per una locomotiva. E pensarci con la mente di oggi, ai tempi in cui così era e così te lo tenevi, a pensarlo oggi è difficile. Una volta invece c'era quello, ti tenevi quello e fine, non sapevi che comunque potevi viaggiare in altri modi. Comunque, tecnicamente qua bisognerebbe, vedete che bisogna, no, bisogna tirare, adesso devo capire esattamente come funziona, perché bisogna ancorare, no, scusate ma cerco di... Allora, aggiungi link, mouse button sinistro più trascina su, ok. Ok. Boh, sarà da capire esattamente come funziona. Dovremmo forse tenerci un po' a distanza. Ah no, dobbiamo andare più avanti allora. Dobbiamo andare più avanti. Intanto vediamo se tolgo il freno, regolatore 100, freno 0, vediamo se va... No, va indietro adesso. Perché? Ah, l'invertitore no, devo andare avanti. Ok, freno. Poi si attiva una volta che mollo.
Quindi devo fare molta attenzione qua. No, mannaggia. Faccio andare un pelo indietro, magari riusciamo a... Ok, spengo. Vediamo se abbiamo qualche cosa da attivare qui. Eccolo lì, infatti quello che mi serviva. Ok, abbiamo tirato fuori il perno, prima eravamo troppo vicini, infatti mi sembrava ci fosse qualcos'altro da fare. Invertitore avanti, regolatore avanti, freno via e andiamo. Perfetto, dovremmo essere a posto. Quindi a questo punto con il perno dovremmo essere fissi adesso. Aspettate che facciamo una prova, andiamo indietro. Invertitore a 100, tolgo il freno. Scendi. No, assolutamente no. Vai, 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 vai. Boh, non lo so, vabbè. Comunque non è questo la cosa più importante. Adesso dovrebbe essere giusto. Adesso a me sembra ancorato. Boh, non lo so. Proviamo ad andare indietro, però adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, andiamo indietro. Diminuisci il freno. No, Elva no. Vabbè, comunque, freno. Basta regolatore, faccio vedere un'altra cosa, mentre invece la creazione invece, della ferrovia è basata su questa cosa. Prendete l'accetta, e questa è una cosa che farà veramente accapponare la pelle, però ricordate un early access appena uscito, cliccando gli alberi vengono demoliti. Quindi in questo caso... Andate, non ci sono risorse da fare, infatti questo se poi diventerà un gioco dove... Serviranno le risorse per creare le varie rotaie, così ci sarà da divertirsi. Allora, intanto levo questo, vedete, poi ci sono leve da tirare perché è possibile fare i vari scambi e così. Per andare avanti andate a prendere le rotaie e vedete come le potete piazzare. Quindi ci sono i binari, si seleziona il centro del binario e lo costruite man mano andando avanti. Però ovviamente vedete che adesso è fatto veramente male perché... L'abbiamo piazzato sopra. Bisogna fare attenzione alla conformazione del terreno. Ecco, vedete, qua invece è connesso. Mi è uscito il link, quindi è connesso. Però andando di qua ho visto che sconsigliano la costruzione qua sull'erba. Quindi vedete, io adesso sto continuando a creare. Tra l'altro non mi costa neanche soldi tutto questo, quindi ho continuato la ferrovia. Con questo scambio, lo scambio già potrebbe iniziare a diventare interessante perché potrei pensare di fare un bel niente, cioè dovrei costruire una sorta di giro di cerchio in modo da spostare questo vagone dietro e non più avanti. Comunque, dovrei, credo, aver attivato qualcosa di troppo qua. Che credo vada solo questo. Vedete che tiro su. C'è il perno. Oh, ma devo fare il perno su. Ok. Vabbè, insomma, questo è quello che è. Mentre appunto come vi ho detto la legna andiamo qui, clicchiamo e ce la equipaggia già, quindi la possiamo buttare qui e di conseguenza andare a rifornire questo.
C'è anche la possibilità di aprire, dovrebbe esserci sì, la possibilità di aprire il fuoco, ma in realtà un po' alla My Summer Car, cliccando e buttando dentro funziona lo stesso. Quindi vabbè. Il gioco sicuramente dà soddisfazione perché mi ricorda anche un altro titolo di cui adesso purtroppo però non ricordo il nome, che sembrava appunto simile, si guidavano le locomotive anche in VR, ma non mi ricordo proprio il titolo. Sono distratto io, ma non me lo ricordo. Andiamo avanti un po'. Speriamo di agganciarlo, ma la vedo dura, eh. No, infatti no, non funziona. Però proviamo comunque ad andare avanti. Nel caso in cui il treno dovesse deragliare, c'è uno strumento apposito per farlo ritornare in sede. Adesso vediamo. Andiamo sulla nuova ferrovia e vediamo cosa succede. Perché non va più? Ah, perché sono andato in prima persona e mi ha ripristinato tutti gli indicatori. Ok. Lo sto spingendo, non. Vediamo la nuova ferrovia. Mi sembra un brutto giunto quello lì. No, funziona invece. Funziona, ma poi finisce la ferrovia, quindi. E quindi. Il treno è deragliato. C'è questo strumento qui che ci consente di selezionare il veicolo e poi riposizionarlo. Left button, seleziona il veicolo e seleziona, ecco qui, lo possiamo rimettere dove vogliamo e lo rimettiamo in linea. Ok. E questo era un altro. Demolire, invece, abbiamo la possibilità di demolire. Abbiamo demolito quel carretto lì, possiamo andare adesso a ripiazzarne un altro. Al momento, da quello che ho visto, poi magari qualcuno di voi potrà contraddirmi e dire no, non è così, al momento non c'è altro, nel senso che potete costruire delle cose immense, bellissime, soprattutto con i ponti, i cavalletti, tutti fare i treni e far passare i treni in giro per il mondo, quindi questo è un lato stupendo. Manca quell'aspetto, cioè con amici potete giocarlo ed è fighissimo, presumo, ma non avete quella parte economica che vi fa dire ok, voglio andare dai boscaioli, portare la segheria, dalla segheria, poi lo porto magari da un'altra parte e organizzare i trasporti magari anche personalmente. Quindi ragazzi, questo era Railroads Online. Ringrazio ancora lo sviluppatore per avermi permesso di portare questo titolo al pubblico italiano. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!